Volontariato informa. Notizie dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Si terrà domani alle ore 19:30 nella sala multifunzionale Don Bosco presso la parrocchia Santissima Addolorata in via Prisco a Bosco Tre Case il primo dei due incontri previsti nell'ambito dell'iniziativa Le strade della legalità promossa dall'associazione di volontariato Vivi Bosco. Il prossimo appuntamento è per venerdì 4 giugno. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. La Fondazione Unipolis ha reso noto l'elenco dei vincitori del bando Le chiavi del sorriso, dei 300 progetti a sostegno dei giovani e dei ragazzi dai 12 ai 18 anni, pervenuti da tutta Italia, ne sono stati selezionati 20. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. I giovani dai 13 ai 30 anni che hanno partecipato ad uno scambio giovanile, allo SVE o ad un altro progetto del programma Gioventù in Azione possono partecipare al concorso video C'è molto da fare. Dovranno realizzare un video che racconti la loro esperienza e caricarlo entro il 31 maggio su YouTube, dove gli altri utenti potranno votarlo. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Domenica 9 maggio si svolgerà la prima edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta promossa dal Ministero dell'Ambiente. L'iniziativa vuole sensibilizzare alla tutela e al rispetto dell'ambiente e vuole sottolineare come una mobilità alternativa ed ecocompatibile sia efficace nella lotta all'inquinamento. Per maggiori informazioni www.minaambiente.it. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. E per maggiori informazioni sulle notizie che hai appena ascoltato, visita il sito www.csvnapoli.it. Volontariato informa. Una produzione di Radio CRC Targato Italia, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.